mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Robert Forestelli, che mi chiede di parlare del disco del 1984 dei Metallica, Ride the Lightning. Che dire di Ride the Lightning? Ho già recensito Kill 'Em All, che per me è un capolavoro assoluto, il miglior disco dei Metallica a mani bassi. Questo Ride the Lightning insieme a Master of Puppets, il prossimo disco, sono due dischi forse più maturi. Io preferisco Ride the Lightning a Master of Puppets, sinceramente, pur essendo entrambi tutti e due bei dischi, e essendo Kill 'Em All per me un capolavoro assoluto. Comunque, questo Ride the Lightning in realtà frena un po' la foga trash punk degli inizi, seppur in alcuni pezzi ne venga sempre fuori, come in Trapped Under Files o Fight Fire, con un lavoro di chitarre fantastiche. E in più però il disco rallenta, insomma, vengono fuori le prime ballate, Fade to Black è molto bella, la più convenzionale ma sempre ottima Throw on the Bedstall, che insomma diventano classici del repertorio dei Metallica. E per me, insomma, però queste, per esempio nelle ballate, si ritorna un po' alla maniera di Parpoliana, se vogliamo, però l'unione di questo speed, questo trash, e qui anche già c'è un po' di tocco, diciamo, più progressivo, e perché i pezzi sono sicuramente meglio arrangiati, sicuramente meglio scolpiti, ecco, forse meno freschi, ma i musicisti suonano meglio, hanno imparato sicuramente tecnicamente di più, e forse questo in realtà è il lato buono e il lato negativo di un disco che perde un po' di foga, guadagna forse in un certo senso a livello compositivo, però queste composizioni secondo me non hanno la forza neanche nei testi così potente come era quella di Kill 'Em All, che secondo me ha spezzato proprio i reni di un genere, inventandone due, se vogliamo, lo speed metal e il thrash metal, partendo, come ho detto, dall'hardcore e dalla new wave British heavy metal su tutti, e l'hard rock anni 70. In questo disco praticamente il metal viene portato agli estremi nel periodo, in quel senso, e di contrappasso all'hard rock più moderato di Los Angeles, di contrappasso allo street rock meno moderato a livello di testi ma più moderato a livello musicale, molto più rhythm and blues. Invece Metallica pestavano di brutto e portavano avanti un sistema anche, diciamo, innovativo anche proprio nella composizione, che poi dopo Master of Puppets sempre più andrà a perdersi per diventare una convenzionale band thrash metal, che è quello che ha inventato, ma anche loro diventeranno forse maniera di loro stessi. Tra il fatto che questo Ride the Lightning, compresa Ride the Lightning la canzone stessa, insomma è un disco che funziona benissimo, dove trova spazio anche uno strumentale di quasi 10 minuti, ovvero Cthulhu, molto bello nelle sue dissonanze, nel suo crescere. Quindi per me questo è un bellissimo disco, uno dei migliori dischi metal degli anni 80 sicuramente, uno dei migliori dischi di Metallica, però per me non è un capolavoro. Per me il capolavoro resta Kill 'Em All, e questo e Master of Puppets restano due dischi enormi di metal, fatti benissimo, suonati benissimo, anche forse un pochino troppo per quello che insomma io volevo, insomma, anche all'epoca, da un disco di Metallica. Detto ciò, comunque io l'ho sfondato, l'ho distrutto, perché era un disco della mia adolescenza, come Master of Puppets e come Kill 'Em All. Quindi per me questo Ride the Lightning è un disco assolutamente da avere per chi ama il metal a tutti i costi, è un disco bellissimo, niente da dire, non è per me, ripeto, un capolavoro, ma insomma il link è qua sotto, iscrivetevi al canale, mi piace, donate su Patreon se volete dare una mano, e soprattutto se amate il metal credo che questo Ride the Lightning, e spero ce l'abbiate già. Se invece siete giovani, non sapete bene dove cascare come Metallica, siete solo rimasti a loro ormai venduti come modelli fotogenizzati per MTV, e questo disco fa per voi, scoprirete che erano veramente delle bestie incazzate con il mondo, poi i soldi fanno disincazzare chiunque, li fanno anche diventare docili e meno bravi a scrivere. Questo è quello che penso io dei Metallica, e Ride the Lightning comunque è un acquisto obbligato per chiunque ama il rock, perché è un disco di passaggio, forse non un capolavoro, ma talmente importante per due o tre pezzi che insomma hanno cambiato anch'essi la storia del metal e quindi del rock.